Jotun, ci siamo. Bellissimo, non è vero? Mi ricordo che una volta... Fratello, attento! Ecco, sapevo che era... mancato. Ragazzo, corri! Attraverso il ponte! No! Anch'io sono un dio! Posso farcela! Lascialo! No. Sul serio? Che va nei coglioni, fa malissimo. Baldur, lasciali stare. Prendi me invece, farò qualsiasi cosa. Io ho sempre creduto di aver bisogno di te. Ma sei solo muscoli. E ora scopro che è il ragazzo che ha cervello. Ma no, ma dai. Ma sei un coglione. Hai rotto la porta! L'unico accesso agli Yotunai! Stupido figlio di puttana! Allontanati da qui! Sì! Mi raccomando, piccolo, scappa! Lascia che sia Paparino a fare il lavoro sporco per te! Lasciami stare! Calmati, ragazzo! Tu non sei pronto per questo! Io sono pronto! Ma sei un coglione. E io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata. Perché, ma vedi che dovevo ammazzarlo di botte. Tuo padre ha ragione. Sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo per me. Grazie. Atreus! È ora di arrenderti!
attivato il ponte! Ehi, ti ho fatto una domanda! Troppo tardi! È bloccato! Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi! È finita! Davvero? Baldur! Tu devi ascoltarmi! Lascia che ti aiuti! Subito la presa o lo ucciderò! Sai che lo farò! Stai fermo. Quindi come usciamo? Segnaliamo. Bene, fermi. Che succede? È stato piuttosto terrificante che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungandr. No, qualcosa non va. Non va bene. Meno male, è finita. L'hanno colpito. Cos'è? Sbrighiamoci. Non posso che concordare. Andiamo con il serpente. Sto quasi abituando. Che gli è successo? Siamo stati noi? No. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Perché il serpente ci ha lasciati qui? Guarda! Possiamo fidarci di lei, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi. Vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea? Una vaga idea?
di quanto mi siete costati? Figlio mio. Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. A te... A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Non ti è bastato? Roma! Ulferlo! No! Ascoltatemi tutti e due! Roma! Non ci farò del male, ma dovete fermarmi! È la tua magia! Come tu hai protetto me, strega egoista! Padre! Baldur, figlio mio, fermati! Temere tu! Sì, il tuo Dio! Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. Fermo. No! No, Atreus. Tu sanguini. Respira, ragazzo. Respira. Non è il mio sangue. Che sta succedendo? Posso sentire il dolore. Posso sentire tutto quanto. Ora è vulnerabile. Della faretra. Il vischio l'ha ferito. Per Freya era maledetto. Non solo, l'incantesimo si è spezzato. Può
essere ucciso. Certo, ora ricordo tutto. Adesso ricorda. Controlla quella cosa. Non vi mischiate, lo farò ragionare. No, donna, non puoi. Vuole ucciderti. Nessuno può fermarmi, neanche tu. Dov'è? Non mi importa se mi uccide, io lo proteggerò, non lo lascerò morire. Un momento, presto sarà tutto finito. Là. La devi smettere. Non mi sono mai sentito così vivo. Ora basta!
Zeus! Sono lontano dal mio figlio. Non devi farlo. Là! Fermalo! Per favore, abbiamo sofferto abbastanza. Zitta, madre! Compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Ironico.
cazzo! Sei stato bravo! Mi serve la tua protezione. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Oh. Ho fatto molti errori, lo so, ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisco, se vedermi morto risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell. Questa è la mia promessa! Ti ha salvato la vita! Mi ha privata di ogni casa! Di ogni cosa. Tu sei un mostro. Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza.
Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello El era tuo padre. È questo il destino degli dèi. Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare. Ma alla fine sembrava malvagia. No. Avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo! Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al Tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende.